Senatore Marcucci, siamo agli sgoccioli di questa campagna elettorale molto intensa, al di là di quelli che sono i programmi suoi del PD. Vorrei fare un piccolo focus insieme a lei su quella che è stata la deleteria campagna contro il PD piena di fake news. Vabbè, questo è un brutto capitolo. Noi però siamo tranquilli perché confidiamo nel buon senso degli italiani. Io credo che l'attività di buon governo fatta in questi anni, con ultimo il presidente Paolo Gentiloni, debba essere continuata, con un'opportunità in più che abbiamo, che smina tutte le bugie che vengono raccontate. Quella dei nostri candidati, noi abbiamo i collegi uninominali alla Camera e al Senato, per quello che mi riguarda la provincia di Lucca e la provincia di Massa. E abbiamo la possibilità di sceglierlo il nostro candidato, non come fu con la legge voluta da Calderoli il Porcellum. Possiamo scegliere i candidati. Allora bisogna guardare alle persone, oltre che ai partiti politici. Io credo che il PD e il centro-sinistra abbiano ben governato in questi 5 anni, ma credo anche che le persone che hanno scelto per questa competizione elettorale siano persone che possano portare le istanze di questo territorio, della Versilia, di Viareggio, della provincia di Lucca, a livello adeguato parlamentare affinché questi territori continuino ad essere al centro dell'azione di governo, come è stato sul supporto all'industria, in particolare quella nautica, come è stato per il Carnevale, come è stato per il Festival Pucciniano. Noi vogliamo tornare a lavorare a favore di questa nostra comunità. Lo farò io, lo farà Stefano Baccelli. In questi 5 anni di governo del PD, tante sono state le nuove leggi, ultime delle quali anche quella sul biotestamento. Ma io credo che l'Italia oggi sia un'Italia migliore di quella di 5 anni fa, di quella che ci ha lasciato Berlusconi e la Lega. Anzi, credo che il centrodestra sia peggiore rispetto a 5 anni fa. Io credo che quindi sia importante sottolineare le unioni civili, sottolineare il divorzio breve, sottolineare la legge sul biotestamento, che è una grande legge di civiltà, di dignità della persona umana, ma anche la legge, per esempio, sul terzo settore, per valorizzare, supportare e aiutare l'associazionismo, il volontariato, perché noi crediamo nello sviluppo, nel progresso, nell'industria che può dare lavoro e quindi permetterci di avere una sanità migliore, e su questo bisogna lavorare, di avere scuole migliori, e su questo abbiamo lavorato, ma bisogna continuare la nostra attività. Io credo che l'Italia oggi sia un'Italia migliore di 5 anni fa. Credo che non si debbano fare salti nel vuoto e neanche salti verso il passato. Il passato è Berlusconi, il centrodestra, il vuoto è il Movimento 5 Stelle, che non si sa neanche se hanno più i candidati o non li hanno sul nostro territorio. Io credo che si debba continuare e ci siano le condizioni affinché fra 5 anni l'Italia sia ancora meglio di quella che abbiamo oggi. Marcucci, con un occhio di particolare riguardo a quello che è il territorio di Viareggio e della Versilia, ne fa prova anche la legge che c'è stata sul carnevale, i finanziamenti e il riconoscimento come cultura. Tutti sanno che sono molto legato a tutta la nostra provincia. Io sono nato a Barga, sono cresciuto a Lucca, ma ho un forte legame con Viareggio, dove la mia mamma per 35 anni è stata maestra, dove io ho fatto le scuole elementari, le medie, il liceo, dove ho casa e dove ho vissuto e vivo momenti molto intensi. Io credo ci siano le condizioni per lavorare come abbiamo fatto sul Carnevale, come abbiamo fatto per il Pucciniano, a favore dell'industria nautica, a favore dello sviluppo economico, per un rilancio serio del turismo. Vogliamo degli incentivi che permettano ai nostri albergatori e ai nostri stabilimenti balneari di continuare ad investire e migliorare continuamente l'offerta in modo da essere attrattivi. Abbiamo un tesoro, la bellezza dei nostri territori, e abbiamo un altro, la storia e la cultura dei nostri territori. Bisogna far sì che finalmente si possano raggiungere gli obiettivi ambiziosi che abbiamo. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a voi.